La pesca illegale, ma anche il surriscaldamento delle acque del mare, minacciano la produzione di telline. Le famose arselle, piatto tipico della cucina di mare versiliese, vivono una fase di crisi e scarseggiano. Lo rivela lo studio Momo B, un progetto sullo stato della risorsa finanziato dal FLEG Alto Tirreno Toscano, presentato nelle sale del mercato ittico. Sempre più rilevante è il peso della pesca ricreativa, ovvero di quei non professionisti che molto spesso violano i limiti dei 5 kg di arselle al giorno, da rivendere abusivamente. In estate, solo sulla spiaggia di Viareggio si segnalano fino a 18 pescatori amatoriali ogni mattina armati di rastrello. Ci sono, come si può notare nei ristoranti, spero, c'è pochissima risorsa. Purtroppo c'è una grande presenza di pesca abusiva, quindi io invito veramente sia i ristoratori che i comuni cittadini a controllare, a verificare quello che acquistano e di controllare la certificazione, perché comprare da un pescatore abusivo vuol dire risparmiare quell'euro che però non ti garantisce né l'aspetto sanitario e soprattutto non ti garantisce una filiera certificata e corretta. Secondo le associazioni di categoria della pesca è necessario individuare soluzioni operative che assicurino la tutela della tellina attraverso la costituzione di un consorzio di gestione che ripristini il giusto equilibrio fra ambiente e pesca.